Buon pomeriggio ragazzi, oggi sono di riposo, ritorno da una mattinata sportiva in piscina, per me meglio del nuoto, non c'è niente per tenersi in forma, e da un appuntamento con una persona che non pensavo potesse essere così precisa, piccola parentesi, avevo delle gomme invernali quasi nuove da vendere, visto che sono della mia ex Jaguarona che non ho più, e l'avevo messa in vendita su un sito senza fare nomi, prezzo molto basso. Sono stato contattato da diverse persone: ah, ma te posso da una piotta, ma te posso da 80 euro di su e giù. Questa persona mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, a me interessano, dove ci vediamo? Ci siamo dati appuntamento. Questa persona è venuta, tra l'altro anche da molto lontano, persona dell'est, gentilissima, è venuta, mi ha pagato il caffè, mi ha dato i soldi prima di vedere le gomme, le ha prese, mi ha detto: se stavo di parola, le gomme sono quasi nuove. Che dire, ragazzi? Io dico che, come dice Prezzo, è inutile snazzicare sulle cose, perché alla fine ostentazione positiva paga, ragazzi. E come se paga? Io sono di riposo oggi, strada intasata, sarà superata. Hamilton, officer, polsato, non è reato. E quindi me ne vado a prendere la mia principessa. Adesso ce ne andiamo a cena fuori, tranquilli, sereni. Domani è un altro giorno. E se lavora sul permesso? E secondo voi sto male? Ragazzi, viva la vita, sempre, tutta la vita, ragazzi. Io lo dico pure per i giovani in particolare. Non vi rimbambite appresso a Facebook, appresso a WhatsApp, appresso a ste minchiate. Uscite, vivete, trovatevi un lavoro che vi piace. Una donna da amare, una passione, perché no? Anche le passioni hanno la loro importanza, vi tengono vivi, ragazzi. E soprattutto prendete la vita in positivo, ragazzi. Prendete la vita in positivo, perché io, dopo una brutta esperienza che ci ho avuto, quasi traumatica, ho imparato ad ostentare in maniera positiva. Che non vuol dire fare il coatto o fare lo spavaldo, attenzione, ostentare in maniera positiva, ostentazione positiva altro non è che un atteggiamento mentale, che mi è stato fatto conoscere da una grande persona che fa molti video, è molto simpatica, gli faccio un saluto, al grande Stefano in arte Prez. A sé, la vita è bella, viva la vita, tutta la vita, ciao bello mio.